Abbiamo il grande piacere di interloquire quest'oggi con Raffaele Chiulli, manager sportivo di alto profilo, presidente dell'ARISF, associazione che racchiude circa 42 federazioni sportive internazionali. Dottor Chiulli, parto col chiederle, quali sono le principali istituzioni sportive internazionali? Ecco, come abbiamo visto oggi, c'è l'Associazione delle Federazioni Olimpiche Estive, delle Olimpiche Invernali, delle federazioni riconosciute dal CIO, l'ARISF, quindi che è la famiglia più numerosa delle federazioni internazionali dello sport, quelle non riconosciute, e poi c'è il mondo di tutti i membri associati, diciamo, allo sport. Ci illustri l'iter che porta una disciplina sportiva ad essere ammessa ai Giochi Olimpici e quali sono i nuovi sport che potremmo vedere a Parigi 2024 o più tardi a Los Angeles 2028? Beh, innanzitutto per ambire a partecipare ai Giochi Olimpici, vuoi quelli estivi o quelli invernali, devi essere un'organizzazione sportiva, una federazione internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale attraverso una numerosissima serie di stringenti criteri, l'universalità, la democraticità dello sport, la trasparenza nella gestione dell'istituzione sportiva, il rispetto per l'ambiente, programmi di sviluppo per le nuove generazioni, tutti i temi di integrità e di etica dello sport. Quindi ci sono numerosissimi criteri molto molto stringenti e a Parigi 2024 ci saranno nuovi sport, quindi oltre alla conferma degli sport che già sono state discipline olimpiche a Tokyo, nei giochi estivi, quindi lo skateboarding, lo sport climbing, piuttosto che il surf, ci sarà il debutto del breaking o break dancing della World Dance Federation, Federazione Internazionale della Danza Sportiva, e diciamo, per quanto riguarda invece Milano-Cortina, giochi olimpici invernali, ci sarà il debutto dello ski mountaineering, quindi dello sci alpinismo. E se si pensa a Los Angeles 2028, ci sono oggi una shortlist di nuove discipline sportive che potrebbero entrare nella famiglia dei giochi olimpici. Quindi basti pensare, non so, al cricket, al kickboxing, il karate ambisce di nuovo a rientrare dopo che è stato escluso a Parigi, ma addirittura ci sono anche i kart elettrici della Federazione Internazionale dell'Auto, la FIA, tra questi potenziali nuovi sport. Quindi io credo che il mondo dello sport sta vivendo una profonda e rapidissima trasformazione, molto molto interessante, e anche grande attenzione va posta sul mondo degli e-sport. Cosa sono i World Urban Games? Ma come abbiamo visto stamane, ci sono, oltre alle competizioni olimpiche tradizionali, quindi estive, invernali piuttosto che giovanili, noi abbiamo una serie di multisport games, quindi eventi multisport che sono clusterizzati proprio in funzione della tipologia di disciplina. Quindi giochi urban games sono ovviamente tutte le discipline che fanno parte dei cosiddetti urban sport, il parkour piuttosto che il BMX, la bici acrobatica, piuttosto che lo skateboarding, il basketball 3x3, eccetera. Ma poi abbiamo altri cluster di multisport games, tipo i beach games, piuttosto che i combat games, dove ci sono 15 sport da combattimento, olimpici e non olimpici, che appunto proprio quest'anno si terranno, ad esempio, in Arabia Saudita. Quindi si va dal judo al kickboxing, alla scherma, alla box, eccetera. Quindi grandi avvenimenti che coinvolgono molte discipline sportive e tantissimi atleti. In che modo lo sport può migliorare la vita delle persone? Ma io credo che lo sport è un elemento fondamentale per quanto riguarda molti aspetti educativi, molti aspetti proprio della formazione di un giovane. Lo sport insegna a non prendere scorciatoie, lo sport insegna a rispettare gli altri, a rispettare le regole, indipendentemente
dalla provenienza, dal genere, dall'abilità, dalla religione. E quindi lo sport parla una lingua universale, una lingua che è accessibile e comprensibile a tutti. Qual è il futuro dello sport? Lei prima ha parlato di sostenibilità. Ma certamente il futuro dello sport è intimamente legato a quanto lo sport è sostenibile e a quanto la società nel suo complesso può beneficiare da eventi sportivi sostenibili. La sostenibilità significa pieno rispetto delle tre accezioni fondamentali, ovvero quella economica, quella sociale e quella ambientale. Quella economica è fondamentale perché ovviamente bisogna alimentare le nuove generazioni, bisogna fare in modo che ci siano infrastrutture e quindi è importante che ci sia sostenibilità economica. L'aspetto sociale è fondamentale perché non si può prescindere dall'inclusione sociale e lo sport è un veicolo straordinario di inclusione sociale. Basti pensare al mondo paraolimpico, al mondo delle diverse abilità. L'ambiente è fondamentale, abbiamo visto come molti sport sono laboratorio per quanto riguarda tutta una serie di innovazioni, nuove tecnologie che poi vengono messe in pratica, vengono attuate nella società nel suo complesso. Quindi la sostenibilità è un elemento centrale e lo sport gioca un ruolo chiave. Grazie mille, dottor Chiuli.